qui ci sono parecchi ex bambini, hanno lavorato con questo materiale, una base, un recinto che indica l'ovile, perché nella parabola Giovanni 10, io sono il buon pastore, le pecore, l'ovile, c'è un ovile e bisogna farlo vedere. E poi che cosa c'è nella parabola? Ci sono le pecore. Ci sono le pecore che stanno nell'ovile. E leggendo dal Vangelo, direttamente dal Vangelo, leggiamo che il buon pastore entra nell'ovile per la porta. Leggendo dal Vangelo, non ho il tempo, scusatemi, per poterlo fare, ma leggendo dal Vangelo, i bambini vedono che il catechista legge dal Vangelo. Conosce le sue pecore, le chiama per nome ciascuna e le pecore lo seguono. Lo seguono perché conoscono la sua voce. Le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. È il grande annuncio del Vangelo di Giovanni, l'annuncio di una relazione che, biblicamente parlando, dobbiamo chiamare alleanza. Dio chiama e l'essere umano risponde. E risponde tramite l'ascolto, questa categoria così essenziale della Bibbia. Ascolta Israele, Signore Dio tuo. Le pecore ascoltano perché vengono chiamate ciascuna per nome. Di questa parabola ci accorgiamo, ci siamo accorti, se ne è accorta prima di tutto Sofia evidentemente, Gianna. Continuiamo ad accorgercene tutti noi che lavoriamo da tutte le parti del mondo. Di questa parabola i bambini colgono soprattutto questo aspetto, li chiama per nome. La parabola nel Vangelo di Giovanni è una parabola pasquale, annuncia il grande mistero del pastore che dà la vita e la riprende. Questo è l'annuncio teologicamente messo più in evidenza dagli esegeti. Ma i bambini in questo aspetto non ci si fermano. Si fermano su richiama per nome. Questo è il disegno di un bambino di 5 anni che già comincia a scrivere e ha scritto il suo nome, ha scritto i nomi di tutte quelle pecore che stanno al lato. Vi faccio notare una cosa. Il pastore è colorato di giallo, tutte le pecore sono colorate di giallo. Giallo è il colore della luce, i psicologi dicono è il colore della gioia. I bambini non hanno mai visto un pastore giallo, né le pecore sono colorate, sono appena così segnate. I bambini le colorano di giallo, dappertutto. A Singapore, nel Chad, in Canada, i disegni che vengono fatti dai bambini, quasi sempre c'è questo giallo. Il colore è fondamentale per il bambino, si esprime con il colore. Se noi diamo ai bambini disegni già colorati, noi impediamo al bambino un'espressione, che invece è importantissima. Ecco allora un'altra caratteristica del materiale, non ci devono essere pochissimi disegni, quasi nulla, in modo tale che il bambino possa esprimersi, e colori niente colore, perché il bambino possa esprimere il colore che in quel momento sente di dover dare alle cose. E allora ecco,
Il buon pastore chiama per nome. Questo chiamare per nome, un altro disegno, i 6 anni, che è un pastore che chiama Luisella, Marina, Giuliana. E in un grande lavoro, cioè Sofia mi chiese una volta, Francesca cercami un po' di vedere se qualche padre della Chiesa, qualche interprete autorevole del Vangelo di Giovanni si sono fermati su questo elemento che chiama per nome. A Sant'Agostino scrive omelie a non finire su Giovanni 10, Origene, Crisostomo, ci passano sopra, non si fermano su questo elemento. È un grande teologo, un grande esegeta, Brown, ha scritto un volume alto così sul Vangelo di Giovanni, commenta parola per parola, arrivati a le chiama ciascuna per nome, mette una piccola nota in fondo. Pare che in Palestina i pastori dessero del nome alle pecore, orecchietta rotta, zampina bianca. Li chiama per nome. Quando è che Maria al sepolcro riconosce Gesù? Lo pensava Ortolano. Ma Gesù dice: Maria, Rabboni, maestro mio. E la Bibbia Dio chiama tutti per nome: Abramo, Abramo, Mosè, Samuele. Chiamare per nome è l'elemento che fonda l'alleanza, che fonda il rapporto. Ecco, questo elemento su cui l'adulto non si è, nelle mie ricerche, per quello che abbiamo potuto vedere, non si è mai fermato. È quello che i bambini colgono. E lo colgono quando anche scoprono che queste pecore che il pastore chiama, che fa uscire, che ama come il padre ama lui e lui ama il padre. E diciamo soltanto ai bambini come si ameranno Gesù e suo padre. Fermiamo così, come si ameranno. E poi diciamo, ma Gesù dice, così io amo le mie pecore e le mie pecore amano me. E non diciamo altro, non ci soffermiamo su questi annunci. Noi annunciamo, leggiamo, i bambini ascoltano e dopo lavorano. E in quel lavoro personale è lì dove entra la loro meditazione, dove sono loro che comprendono, voglio, questo disegno è un disegno importantissimo nella nostra catechesi, perché un bambino, una bambina che stava disegnando la parabola e disegna il pastore, le pecore, vedete colorate di giallo, pecore. E a un certo momento fra le pecore ha disegnato, ogni pecora c'ha un cuore sopra, ha disegnato 2 persone e ha detto alla catechista: sai, mentre disegnavo ho capito che le pecore siamo noi. L'ha capito mentre disegnava, mentre lavorava, mentre da sola meditava. E questa è la sorpresa, lo stupore. Ho capito, ho scoperto che le pecore siamo noi. Lo scoprono loro, perché nella parabola Gesù non lo dice. Ci sarà un'altra parabola, quella della vera vite, dove Gesù dirà: io sono la vite, voi i tralci. Il Padre mio è il vignaiolo. Ce lo annuncia, non devo scoprire chi siamo noi, siamo i tralci. Però di quella parabola che presentiamo ai bambini intorno ai 6-7 anni, perché intorno a questa età il bambino ha una capacità nuova, una capacità più profonda, ed è quella di cogliere meglio la sua relazione con gli altri, una relazione più, diciamo, che si estende di più, non più soltanto il tu per tu con Dio, ma anche gli altri diventano presenza. Ecco che allora
presentiamo l'altra parabola centrale del Vangelo di Giovanni, la vera vite. Qui avete il modellino, e qui non c'è da scoprire chi siamo, perché chi siamo, lo dice il Vangelo, siamo i tralci. Io posso essere questo, tu puoi essere questo, il padre è il vignaiolo. E Gesù, dove sta Gesù? Fatta prova con tutti i catechisti che seguono i nostri corsi adulti, i corsi sono fatti per gli adulti. Dove sta Gesù? E molto spesso, nel 90% dei casi, i catechisti dicono il tronco o le radici. Ma Gesù cosa dice? Io sono la vera vite. E i bambini questo colgono. E se gli chiede a un bambino, allora io sono questo, tu sei questo, e Gesù è questo. Allora Gesù cresce. La teologia del corpo mistico, la teologia della comunione, direi veramente, che cresce fino a quando Dio sarà tutto in tutti. Ecco un'altra parabola, bambini di 6-7 anni. Ma la parabola del buon pastore perché è così fondamentale? Perché è la parabola che annuncia al bambino che è chiamato a vivere una relazione. Una relazione che un bambino di 2 anni e 2 mesi degli Stati Uniti, ascoltando questa parabola, ha fatto uno scarabocchio, come diciamo noi i disegni dei piccoli, uno scarabocchio. Ha disegnato un cerchio più grande e dentro con il giallo un cerchio più piccolo, non so se lo vedete, e ha detto, indicando il cerchio più grande, il buon pastore, e la linea dentro più piccola, gialla, la pecorella. 2 anni e 2 mesi, vabbè, uno scarabocchio. Poi però che cosa è successo? È successo che una bambina di 5 anni nel Messico ha disegnato le pecore, le vedete, ha preso la sagoma e l'ha ricalcata. E sotto ha disegnato la statuina del buon pastore, si vede un pastore con la pecora sulle spalle. Però ha disegnato un'altra pecora che sta dentro il pastore, e sta dentro il pastore in posizione fetale. Nessuno di noi ha mai visto un disegno di questo genere. E questa bambina di 5 anni, Maria Nora, ha detto il buon pastore con la sua pecora. Basta così. Ovviamente il catechista non ha chiesto nulla, ci mancherebbe altro. Come vai a penetrare, come ti permetti di penetrare dentro una comprensione così profonda, una relazione tra il pastore e la pecora che è vissuta come la relazione nel seno materno? Forse vi stupirà se dico il catechista non ha chiesto nulla. Ecco, la grande dignità dei bambini, il rapporto con Dio è un rapporto che nessuno, in cui nessuno può entrare. Non ci permetteremmo mai di chiedere a una persona che sta pregando cosa stai dicendo a Gesù. Quante volte sentiamo che qualche adulto si permette di domandare ai bambini cosa stai dicendo a Gesù? Con la dignità del bambino. Questo rapporto, che è un rapporto fiduciale, un rapporto così intimo che è assimilabile a quello che abbiamo vissuto ognuno di noi nel seno materno. Nel seno materno ognuno di noi ha vissuto un rapporto in un'altra persona, nella nostra mamma. San Paolo, quando parla di Cristo, dice in Cristo Gesù.
In Cristo Gesù è fondamentale per Paolo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La Bibbia ce ne parla in tutti i modi di questo in. Il bambino così vive il suo rapporto con il buon pastore. Un rapporto che chiamiamolo anche rapporto alleanza, un rapporto, una relazione, e poi una relazione che il bambino vive anche attraverso la liturgia. Dicevo prima che la liturgia fa vivere ciò che la Bibbia annuncia. Non si può parlare di ambiente cristiano, ma è già nella religione ebraica, nella nostra tradizione ebraico-cristiana, Bibbia e liturgia si richiedono a vicenda. Il memoriale nasce nell'ebraismo. Il memoriale è l'attualizzazione di un evento, di un fatto, di una storia. Il memoriale della Pasqua, il memoriale dell'Eucarestia. Ora, Bibbia e liturgia si richiedono a vicenda, e la liturgia noi la presentiamo, l'annunciamo subito ai bambini. Avete visto prima quell'immagine, il piccolo altare, gli elementi, la nomenclatura, ma attraverso la parabola del buon pastore. Allora, un passo avanti nel nostro materiale. C'è la parabola del buon pastore, e a un certo momento annunciamo che c'è però un momento particolare in cui il pastore vuole incontrare le sue pecore tutte vicino a lui. E allora c'è un'altra base, e c'è un tavolo, mettiamo una tovaglia, e appena mettiamo una tovaglia i bambini riconoscono l'altare. Nell'altare c'è il pastore che chiama le sue pecore per incontrarle quando si celebra la messa, e le pecore che ascoltano la sua voce, che si sentono chiamate, vanno intorno all'altare, si mettono le pecore. Ma sull'altare non vediamo l'immagine del buon pastore. Sull'altare troviamo patena con il pane e il calice. Il buon pastore, posso toglierlo o metterlo? Le pecorelle stanno con Gesù. Annunciamo che Gesù, che è il buon pastore, sta nel pane e nel vino. La presenza eucaristica del buon pastore. La parabola annuncia, attraverso la parabola, questa relazione: come il Padre ha amato me, io amo voi. Il buon pastore che dà tutto se stesso, il verbo tizemi, dà la mia vita, tutto il suo tempo, il suo amore, la sua protezione. Ecco, la liturgia ci permette di viverlo. Sarebbe una bella storia quella che ascolto nella parabola, ma quando vivo, quando mi metto davvero in relazione con Dio, con il buon pastore? Nella messa. Ecco che allora Bibbia e liturgia. Ed la liturgia, sappiamo, è fatta di segni e fatta di gesti. E un gesto che anche questo non sapevamo, Sofia e Gianna non sapevano quanto era importante, ma era un gesto adatto per i bambini: la preparazione del calice, vino e poche gocce d'acqua. E i bambini hanno il materiale, un calice, ampolline, per mettere l'acqua nel vino. E si dice soltanto, cosa dice il catechista? Che durante la messa si fa questo gesto,
il vino rappresenta Gesù, l'acqua siamo noi. E non diciamo altro. Ma i bambini lavorano, lo fanno, lo rifanno. Certo, uno dice, gli piace mescolare, figurarsi, ma lo fanno seriamente, non ci giocano, lo fanno rimanendoci attenti a quel gesto. E c'è stato un bambino, e Sofia ne parla nel suo libro, un bambino che aveva, era già grande questo bambino, aveva 7 anni. E Sofia dice, lo faceva tanto, tanto spesso, intento, compreso. La catechista, che era Sofia, era quasi tentata di dire, senti, fai un altro lavoro. Però era tale la serietà di quel lavoro che non aveva il coraggio di interromperlo. E a un certo momento è stato questo bambino che ha chiamato Sofia e le ha detto, sai, poche gocce d'acqua e molto vino, perché ci dobbiamo perdere in Gesù. Aveva lavorato a lungo, per settimane, mettendo poche gocce d'acqua nel vino e vedendo. La liturgia sono gesti, sono segni che dobbiamo interpretare, ma non li interpreta l'adulto. Lo lasciamo interpretare i bambini. Questo gesto che purtroppo non si sa come nelle nostre messe viene fatto così, quasi in sacrestia, quasi in silenzio, quella preghiera così fondamentale, l'acqua unita al vino sia il segno della nostra unione con la vita divina di colui che ha voluto assumere la nostra natura umana. E San Cipriano, nella sua lettera 63 a Cartagine, siamo nel 250, il primo trattato sull'Eucarestia, San Cipriano dice non c'è Eucarestia se non ci sono gocce d'acqua nel vino. Il bambino ci ha fatto capire perché è così importante quel gesto. Ecco, il materiale liturgico, anche in questo caso, è tutta scoperta dei bambini. L'adulto si limita a annunciare e lascia che il lavoro, la meditazione personale faccia penetrare. E su queste gocce d'acqua ci sarebbe da scrivere un altro volume. Questo è un disegno di un bambino messicano. E guardate, non so se si riesce a vedere, ci sono le due ampolline, una azzurra con l'acqua, l'altra rossa con il vino, e c'è il calice. Nel calice, accanto al calice, c'è scritto Gesù, e le gocce d'acqua che escono dall'ampollina azzurra, guardate un po' se si vede che cosa sono, non sono gocce d'acqua, sono pecorelle. Che escono dall'ampollina dell'acqua ed entrano a unirsi con Gesù. Quel bambino tanti anni fa aveva detto noi ci dobbiamo perdere in Gesù, noi gocce d'acqua. Qui quel noi sono le pecorelle. E ancora una bambina di 8 anni ha scritto una preghiera. Sulla preghiera, guardate, veramente non posso non dirvi, la preghiera è al centro della relazione con Dio, è l'espressione più personale e profonda della relazione con Dio. Vi direi quasi, vi supplico, catechisti di tutti i tipi e di tutti i metodi, qualunque metodo seguiate, non insegnate preghiere ai bambini, non le insegnate. Se le insegnate, se si insegnano, se le insegniamo, i bambini penseranno che la preghiera è quella formula, e diventerà difficilissimo poi pregare nella maniera personale
rivolgersi a un tu. Se è un bambino piccolo, piccolo, gli cominciamo a insegnare l'Ave Maria, il Padre Nostro. Il Padre Nostro, preghiera fondamentale, figurarsi se non è una preghiera fondamentale, l'ha insegnata Gesù. Ma un bambino di 3 anni, di 4 anni, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Venga il tuo regno. Se io prima non annuncio che cos'è il regno di Dio, che senso ha dire venga il tuo regno? Allora annunciamo prima il regno di Dio, le parabole sul regno. E allora dopo la preghiera sarà risposta. Perché la preghiera cristiana, la preghiera ebraico-cristiana, è risposta. Bisogna che prima Dio parli, che io lo ascolti e poi risponda. C'è quell'esempio straordinario di Abramo. Abramo, Abramo, esci dalla tua terra, esci, prima di tutto fa. Poi, dopo, leggetelo quel capitolo, dopo tanto tempo inizia e costruisce un altare, basta, costruisce un altare, ancora un'azione, non parla. E dopo tanto tempo costruisce un altro altare e invoca il nome del Signore. Dopo tanta relazione riesce a invocare il nome del Signore. Occorre tanto ascolto prima che siamo capaci di rispondere a quell'ascolto, perché se io medito con un bambino l'episodio, il testo biblico dell'annunciazione o della nascita di Gesù o della parabola della perla e poi subito dico adesso preghiamo, e un bambino dovesse dire angelo di Dio che sei il mio custode, che rapporto c'è tra quell'annuncio che abbiamo fatto e quella preghiera? E vuol dire che il bambino ha imparato delle formule, e quella formula è quella che ritiene sia preghiera. Allora ecco, una bambina di 8 anni che è stata aiutata a comprendere che la preghiera è un tu per tu, ha scritto un testo. Nessuno, non ci guardiamo bene dal dire ai bambini adesso scrivete le preghiere, per carità, lungi da noi. Però qualche volta capita che un bambino scriva una preghiera, e questa è stata trovata nell'atrio della parrocchia di Santa Lucia. Una bambina di 8 anni, quel gesto della preparazione del calice l'aveva avuto quando aveva avuto 3 anni, ma rimangono, perché sono elementi fondamentali. Il bambino intorno ai 2, 3, 4 anni, Maria Montessori diceva, è mente assorbente. Assorbe come una spugna, però a differenza della spugna che assorbe e poi rimanda, la mente assorbente del bambino assorbe e deposita nel fondo e resta lì. E questa bambina scrive così: Dio sempre con noi, Dio tu sei tutto per me, ma non lo so se io sto parlando in nome di tutti. Ti faccio vedere come sei grande in confronto a noi? Ok, guarda, disegno del calice. Vedi quel vino? Sei te. Invece, quelle 3 gocce di acqua siamo noi. Hai visto quanto sei grande per proteggere tutti noi? Insomma, tu stai sempre con noi, nel calice e nel cuore nostro. Non è permesso commentare, voglio dire, non è permesso nel senso che è veramente un dono. Dicevamo, la catechesi è un dono, questa bambina ci ha regalato questo dono. Gesti liturgici, il gesto della preparazione del calice, ma ci sono altri 2 gesti fondamentali della Bibbia, ed essendo fondamentali li presentiamo ai bambini più piccoli in modo che possano crescere con loro. Qual è il gesto fondamentale della celebrazione eucaristica? È la preghiera epicletica. Ma ora ti preghiamo, manda il tuo spirito a trasformare questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Gesù.
il gesto che le mani che si aprono, non vediamo niente. Con i bambini lo facciamo questo gesto. Perché lo farà il sacerdote sopra il pane e il vino? Sopra il pane e il vino. Aiutiamo, poco alla volta, vieni fuori. Lo Spirito Santo. Il gesto del dono dello Spirito Santo che trasforma il pane e il vino in Gesù e il gesto dell'offerta per Cristo, con Cristo, in Cristo. Dall'alto al basso, dal basso all'alto. Ancora di nuovo l'alleanza, il dono e la risposta. Due gesti che presentiamo ai bambini di 3-4 anni, che crescono con loro. E qui c'è un disegno che, mi dispiace se non lo riuscite a vedere, viene da un bambino di 5 anni in Argentina. È una sintesi, diciamo una sintesi della catechesi dei più piccoli. C'è un Gesù risorto giallo, c'è il seme di senape con l'albero che cresce e al centro ha disegnato, la catechista ha scritto perché il bambino gliel'ha detto, ha scritto Gesù con gli apostoli ed è il disegno dell'ultima cena, c'è una mensa con Gesù e gli apostoli, si vede un po' male, ma però nell'altro lato c'è un cero pasquale, lo vedete un cero pasquale colorato di giallo? Ecco, da quel cero pasquale escono due mani con il segno dell'epiclesi sopra il pane e il vino, sopra il calice e la patena, e il bambino ha detto la messa di Gesù. Il cenacolo è Gesù con gli apostoli. La messa di Gesù è il cero pasquale, Gesù risorto che fa il gesto dell'epiclesi sul pane e sul vino. Ripeto, noi con i bambini ci fermiamo ad accogliere i loro lavori, ci fermiamo ad accogliere se ci vogliono dire qualcosa, se ci vogliono commentare, ma non chiederemo mai a un bambino di dirci qualcosa di più di quello che ci vuole dire. Il rapporto con Dio è sempre un rapporto personale. Non abbiamo alcun diritto di entrare nel mistero della relazione che ognuno vive con Dio. I bambini sono generosi e molto spesso ci trasmettono, ci comunicano.